I giocatori americani, Jamel Morris e Frank Bradley. Allora, con noi c'è anche, lo vedete lì, che sta lavorando, il nostro responsabile comunicazioni, Stefano Rossi Rinaldi. E quindi siamo qui, siamo venuti a trovarvi perché avevamo il piacere di incontrare una scuola superiore che fa, oltre ovviamente a lezioni con le materie più importanti, però c'ha un indirizzo chiaramente sportivo. Esatto. Quindi questa cosa per noi che viviamo e facciamo professionismo, facciamo sport a livello professionistico, è qualcosa di importante, quindi era un legame che volevamo ancora di più confermare venendovi a trovare, e soprattutto da parte mia, io adesso sto facendo una piccola introduzione, vi saluto, poi passerò il microfono a loro perché devo correre per un altro appuntamento di lavoro, ma il messaggio che vi volevo far arrivare era un messaggio perché anch'io sono stato ragazzino come voi e ricordo gli anni in cui andavo a scuola. Io ho fatto il liceo scientifico, però lo sport è sempre stata la mia grande passione. Tant'è vero che anche quando studiavo, io dicevo sempre ai miei genitori, un domani voglio lavorare nel mondo dello sport, perché lo sport per me è passione, è disciplina, è adrenalina allo stato puro, è emozione nel bene, quando si vince si raggiungono dei traguardi o anche nel male purtroppo. Però una sconfitta non deve mai abbattervi, e questo può essere un parallelismo con la scuola, con la quotidianità. Cioè prendere, tra virgolette, io mi auguro di no, ma prendere magari un brutto voto o non aver fatto i compiti in maniera positiva o un esame, qualcosa che non è andato bene, non dovete mai abbattervi, dovete sempre pensare a cadere e rialzarvi, perché lo sport è elemento fondamentale nella vita e soprattutto è palestra di vita. Lo sport è, per me, ripeto, forse sbaglio, ma per me lo sport è qualcosa di pulito, è qualcosa in cui si rispetta l'avversario, in cui bisogna allenarsi continuamente, in cui se non si fanno sacrifici non si raggiungono traguardi, in cui si lavora insieme, di gruppo, di squadra, da solo non si vince da nessuna parte, si vince di team, si vince insieme. Anche sport singolari come il tennis, faccio un esempio, il giocatore va in campo, ma dietro al giocatore c'è uno staff che lavora insieme, dall'allenatore, dal preparatore, dal fisiatra. Quindi lo sport è palestra di vita. E poi ve lo posso dire, gli anni in cui sono andato io a scuola non c'era l'indirizzo sportivo, altrimenti l'avrei fatto sicuramente. Quindi voi per me siete fortunati, continuate a impegnarvi, non tralasciate mai l'obiettivo principale, che è quello appunto della scuola, ma è della cultura in generale, perché oggi i ragazzi di oggi sono gli adulti di domani e abbiamo tanto di bisogno di ragazzi, di persone per bene. In primis persone educate, persone formate, uomini e donne che serviranno al futuro, alle generazioni future. Magari fra 20 anni, fra 25 anni, chi lo sa, sarete voi a venire a parlare in un istituto, in una scuola, e a spiegare, a insegnare, a indicare alle nuove generazioni che verranno come ci si comporta, come si raggiungono i traguardi, come si è persone per bene. In primis, scuola, disciplina, sport, e ascoltate i vostri insegnanti, i vostri professori, le vostre professoresse, perché qualunque cosa faranno, vi diranno, sarà sempre per il vostro bene. Bravo, okay? Andrea. Grazie. Bravo, bravo.